Ci chiedevamo fra colleghi appunto, il linguaggio senz'altro è un linguaggio diverso, no? L'obiettivo del convegno era proprio quello di rispondere e mi fa piacere che appunto la dottoressa Lui abbia iniziato nel cercare di dar voce a certe risposte o a certi falsi miti, no? Quindi questo sì, è una difficoltà nostra personale anche a iniziare ad usare o ascoltare determinate parole che anche sentendo il brusio, no, dava già sintomo che in qualche modo stava in qualche modo perturbando qualcosa, chi di più, chi di meno. Quindi a questo eravamo anche pronti. Siamo terapeuta, siamo professionisti, io so che ho davanti dei colleghi in formazione preparati, quindi è un contesto senz'altro protetto. Quello che volevo dirvi è che, e mi sono dimenticata prima, che questo evento sarà registrato. Quindi a parte alcune parti che per ovvi motivi, perché per una questione soprattutto la parte pratica, privacy, andremo a tagliare, comunque è un evento che verrà registrato e verrà messo sul canale YouTube, quindi in caso avrete modo anche di riascoltare. Ok. Quindi adesso invito il professor Trombetta, che è medico, specialista in neurologia e andrologia. E l'idea era proprio quella, perché fino adesso abbiamo ascoltato e dato voce alla parte femminile, mentre adesso andremo a parlare anche della parte maschile. Anche la predisposizione dell'uroandrologo alla collaborazione con psicologi e sessuologi. Il professor Trombetta ha un'ampia esperienza e competenza, quindi andiamo ad ascoltarlo. Grazie. Grazie, è un grande piacere essere qui. Ho molte cose da dirvi, sarò schematico, incomincio da me stesso. Sono nato 8 gennaio 1957 a Genova e mi sono affacciato al mondo dell'urologia nel 78. L'andrologia in Italia è nata nel 74. Questo fiocco azzurro che vuole mettere attenzione in questo mese, sapete, il mese del maschio, l'abbiamo visto nascere, perché proprio in quei periodi lì è nata per esempio la Società Italiana di Andrologia e mi sono trovato a Genova in un ambiente molto, molto infervorato sull'argomento. Dal punto di vista della mia anamnesi familiare vi dirò che ho due psicologi in casa, la moglie e la figlia. Oggi non ci sono né l'una né l'altra e quindi ho pensato di condividere il sabato assieme a voi, perché senza psicologi non so stare. Non nego una certa predisposizione evidentemente a lavorare con voi e averne la necessità, perché però sono stato anche casualmente fortunato che quando facevo il secondo anno di specialità 1983 a Genova sono stato coinvolto e chiamato dall'AIED. Chi di voi conosce l'AIED? Ah, che brava! Ah, qualcuna c'è, perfetto. Siete un po' giovani per conoscere l'AIED. L'AIED è nata nel 53, le vostre mamme forse avrebbero alzato più mani e ha avuto un ruolo di un'associazione laica che si è occupata all'inizio soprattutto delle donne, in periodi in cui non si poteva parlare di contraccezione, in cui c'era l'aborto, insomma immaginatevi il contesto. Chi ha fondato l'AIED, gente come Romolo Rossi, come Olivetti, no? Gente così. E mi sono trovato però contattato dall'AIED nell'83, perché quando si sono resi conto che la donna aveva altre esigenze. L'educazione demografica non era soltanto non fare figli, ma anche cercare di farli quando si voleva, e quindi per fare figli magari anche il maschio è bene coinvolgerlo, perlomeno per adesso. E così io ero già appassionato di andrologia, ecco, insomma mi sono trovato a fare questo lavoro e lì è stato bello, perché il consultorio è una cosa del tutto diversa dalla clinica universitaria, dall'ospedale. Hai un'interlocuzione diversa e soprattutto hai la grande fortuna di collaborare, di fare l'interdisciplinarità, non a parola, ma sui fatti. E lì all'AIED di Genova avevamo, mi sembra a quei tempi, perlomeno 4 psicologi, sessuologi, e loro si occupavano anche di donne violentate, di aborti nei giovani, insomma situazioni anche molto delicate, ma anche poi anche semplici. E quindi ho imparato lì. La gavetta è stata lunga, è stata utile. Nel 90
Nell'86 mi sono specializzato in urologia, nell'89 in andrologia a Pisa. Vi dico tutte queste cose perché poi avranno poi una ricaduta. E adesso diciamo che, per esempio, ero a Genova nel periodo in cui venivano messe le prime protesi peniene. E i miei capi di allora, gente in gamba dal punto di vista chirurgico, mi ricordo un ragazzo in cui avevano messo una protesi peniena gonfiabile delle prime, e l'intervento sinceramente era andato perfettamente, non c'è discussione, perché quando i medici sbagliano lo diciamo, ma quando è stato fatto bene. E mi ricordo sto ragazzo che proprio non aveva nessuna intenzione di avere rapporti, di avere penetrazioni, la pompetta funzionava, il padre era disperato, e allora lì è chiaro che ci si chiede qualcosa. Allora cos'è? Il chirurgo ha fatto il suo, ha fatto bene, ma ragazzi, abbiamo fatto bene operare un ragazzo così? No, è stato sinceramente un grande errore. E proprio la disfunzione erettile, quella che a quei tempi noi chiamavamo impotenza, l'impotenza, tra l'altro, vi ricordo che in linguaggio ecclesiastico si parla di impotenza coeundi e impotenza generandi, che sono le cause per l'annullamento del matrimonio, a volte si confondono un po' i piani, però io adesso vi parlo di impotenza e di disfunzione erettiva, che è quella che insomma conosciamo tutti. Il linguaggio ci aiuta a capire meglio il sintomo. Certamente immaginatevi se io in clinica urologica mettessi un ambulatorio in potenza, capite che già quello che si sia da lì davanti, anche momentaneamente a leggere il giornale, si battezza da solo. E quindi così parliamo di disfunzione erettiva. Allora, pensate che quando ho iniziato io l'andrologia, l'unica cosa che esisteva erano gli ormoni, per cui se uno per caso, se il medico aveva per caso un minimo sensibilità, o il maschio che non parla per nulla, tutto diverso da quello che ha detto la dottoressa, per caso gli scappava che le cose non funzionavano bene, siccome il medico, è totipotente, l'unica cosa che sa fare è mettere una diagnosi e dare una medicina, dava gli ormoni. Allora, solo il 3% delle impotenze è a cause endocrinologiche, è veramente un ormone basso. Il fatto che ci sia un momento di calo della libido è, nella stragrande maggioranza dei casi, una competenza vostra, non nostra. Semmai il medico deve fare un esame obiettivo, molto semplice, il maschio è anche più facile da visitare, perché i testicoli sono all'esterno. Vedi, se uno ha un'ipotrofia testicolare lo vedi anche di qui a lì. Comunque, se lo visiti meglio. E poi ovviamente bastano due domande, no? Cioè il desiderio. Ma la stragrande maggioranza dei cali della libido sono di competenza, secondo me, psicosessuologica. Noi a quel tempo avevamo soltanto le punture di ormoni, o le pastiglie di ormoni. Come facevi, anche come paziente, a rivolgerti a uno che intanto non aveva delle risposte da darti? No? Allora, già, il maschio non parla al maschio medico, non parla al maschio paziente, non ha risposte da dare, meglio stare zitti. No? Diciamola la verità. E chiaramente poi è incominciata una cosa che forse molti di voi conoscono sicuramente, questa faccenda delle punture nel pene, no? Cioè questa cosa che serve per la riabilitazione, che è stata una cosa casuale, no? Perché un chirurgo vascolare un giorno in sala operatoria ha provato a mettere della papaverina nei corpi cavernosi, aveva fatto una rivascolarizzazione, ha visto questo fenomeno, chiaramente abbiamo imparato tutti da lui, un certo Virag, un francese, si è fatto la fortuna. E lì cominciava a parlare di farmacoprotesi e abbiamo... Allora è chiaro che anche il paziente che ti si rivolgeva sapeva che avevi una risposta in più. Chiaro che la vita ci è cambiata per tutti dal 96-97 in poi, quando è venuto fuori il Viagra. Perché allora il paziente, l'interlocutore, perché poi non sono neanche pazienti, persone che stanno bene, che sono individui normali, non sono da per forza da medicalizzare. Comunque sapevo, cioè, veniva da te per la pillola blu, a quei tempi c'era la pillola blu. Diciamo che su questo chiaramente ci ha consentito di dare delle risposte efficaci, ecco. Ma mentre all'inizio il medico si intendeva totipotente e l'industria farmaceutica aveva tutto l'interesse che noi scrivessimo, ecco, ma i grandi medici sono stati quelli che hanno subito capito che la grande soddisfazione era toglierla sta terapia, proprio anche nei casi in cui per caso la dovevi dare. Sei grande nel momento in cui la fai smettere. Perché cosa puoi prendere un ragazzo, un uomo di 40 anni, e gli fai il Viagra e dici, bene,
risolto il problema, tappato la bocca al sintomo, io il mio l'ho fatto, guarda che bravo dottore che sono, e cosa dico? No, la cosa grande è dire, beh, in questo momento che la tua psicologa, la tua sessuologa ti insegna degli esercizi, che devi fare questo, in questo momento al limite ti do un aiuto. La cosa bella è quando ritornerai a essere esattamente come eri prima, no? Quindi incominciare a comprendere che c'è anche una fisiologia, no, del lato sessuale, e allora esistono le terapie a comando, no? Il primo Viagra lo dovevi prendere 5 ore prima e poi stare attenti se mangiavi troppo, bere, insomma. Esistono il Tadalafil, per esempio, che lo prendi tutte le mattine, 5 mg, che tu faccia l'amore, non faccia l'amore, sia con la tua compagna, ti fai uno stato basale che poi non devi poi pensare ho preso la pillola, chiaramente capite che sono eventualmente, se proprio se devono fare, situazioni anche farmacologiche molto più accettabili, quelle della quotidianità, no? Dell'indipendenza del farmaco dall'atto sessuale. Un altro argomento di cui voglio darvi un breve cenno è l'incurvamento penieno, perché è una cosa, dici, beh, insomma, incurvamento penieno vado mica dallo psicologo. Ma poi pensate che sia contento se io ho un incurvamento penieno, pensate che io non abbia delle ricadute psicologiche. È chiaro che è un problema meccanico, organico, è chiaro che devo andare dal chirurgo, e sinceramente pare che qui a Trieste siamo abbastanza un punto di riferimento, vengono a tutta Italia per questo discorso qua. Però innanzitutto cominciamo a dire che ci esistono due condizioni, quello congenito e quello acquisito. Beh, quello congenito uno nasce così. Piccola constatazione, nell'83, quando ero all'AIA da Genova, gli ragazzi, i giovani uomini, mi parlavano di incurvamento penieno a 28 anni in media. Attualmente i ragazzi a Trieste, ma anche a Genova, che parlano di queste cose, ne parlano a 14 anni, quindi un po' io direi che il mondo è migliorato. È chiaro, ecco, l'incurvamento congenito, diciamo, sono persone che per certi versi hanno una fortuna o una sfortuna, la fortuna di avere un pene particolarmente sviluppato, nello svilupparsi si è sviluppato in maniera simmetrica, il nostro intervento comporta un relativo accorciamento di un lato del pene, però poi hanno sempre di solito un pene fin sovradimensionato rispetto al normale, ma per esempio bisogna insegnarli a gestire e accettare la circoncisione. Fosse solo questo, è già una cosa di collaborazione e di interdisciplinarità e di piacere di lavorare assieme. Ma l'altra cosa che volevo dirvi sono gli incurvamenti acquisiti. Gli incurvamenti acquisiti sono molto frequenti. Non se ne parla tanto perché è difficile che uno vada al bar e dica ah, guarda che bello, io ce l'ho curvo, non mi sono fatto operare, adesso ce l'ho dritto. Non è così frequente. Perché poi alla base di questo, alla fin fine, c'è un perché. E noi abbiamo delle strutture molto delicate che sono le albugine dei corpi cavernosi, delicati e forti al tempo stesso, perché è una delle zone più rigide e più tese, tanto che non è neanche vascolarizzata. Abbiamo 4 posti del nostro corpo dove non arriva il sangue. Quando in questi posti arriva il sangue, il nostro sangue che ha le cellule immunocompetenti li considera nemici questi posti, perché sa mica che sono tuoi, cioè non ci arriva il sangue di solito. Allora, quando il sangue arriva all'albugina dei corpi cavernosi, un po' la demolisce, in un certo senso la distrugge. E come mai, no, questo sangue arriva ai corpi cavernosi? Avete mai sentito parlare di passo falso del coito? No? Cioè, allora, spieghiamoci. Il maschio sotto, la donna sopra, rapporto sessuale, e il pene, invece di entrare in vagina, va a battere, per sbaglio, contro il perineo. No? Si chiama passo falso del coito. È chiaro che a seconda della rigidità e a seconda della forza di questo tipo di rapporto si può creare un micro-macro-trauma che crea questo aspetto. Quindi normalmente le placche di induratio penisplastica, che è poi la condizione che il medico ha gestito, ha conosciuto, un certo Lapeyronie descritta nel 1700, non stiamo parlando di cose di ieri. Beh, si verificano, guarda caso, tutta la radice del pene, proprio dove l'organo si piega nel corso dei rapporti e nel corso dei passi falsi del corpo. Allora, capite l'importanza innanzitutto dell'educazione, ma per esempio della lubrificazione, perché quando ci si lubrifica queste cose non capitano, e se proprio dovessero capitare non fanno danno. Non è semplice a insegnare agli italiani a utilizzare lubrificanti, ai maschi e alle femmine.
Noi ci proviamo, siamo molto motivati, tra l'altro siamo anche stupiti quando andiamo per esempio al congresso americano di urologia e vediamo che moltissimi stand sono sui lubrificanti. I ragazzi americani forse gli è più agevole e mentalmente sono più predisposti a comprare lubrificante quasi che i profilattici, no? E ognuno un po' ha la sua educazione, la sua cultura, forse loro là sono fin esagerati perché hanno creato proprio un business dei lubrificanti. Ma se voi guardate, non dico un film porno, ma un film americano qualsiasi, sul comodino spesso ci sono lubrificanti, no? Questo noi, da noi non è così, dobbiamo fare qualcosa in questo senso. Mi è piaciuto quello che ha detto la dottoressa Lui e anche questo ultimo accenno che ha fatto all'infertilità, perché per dire la verità uno dei motivi per cui ho fatto medicina e la cosa che forse mi fa più piacere, mi motiva di più, è gestire l'infertilità di coppia, e proprio anche quelle difficili, quelle in cui i maschi non hanno spermatozoi, no? Sono argomenti molto molto, molto molto complessi. Qua dici sbirciando in camera da letto. Beh, a letto si fanno i figli, si facevano, si farebbero, se tutto funzionasse bene. Oggi molto spesso i figli non si fanno a letto, no? E questo ha delle implicazioni importanti, soprattutto sulla donna, ma sulla coppia, che dobbiamo essere in grado di conoscere e gestire. Ancora una volta, lì non è che dobbiamo mettere delle etichette e dire bene, questa coppia ce l'ho fatta, questa coppia ce l'ho fatta. Proprio urologi e ginecologi avranno la soddisfazione di far figli alla gente, ma dobbiamo anche avere la soddisfazione che poi questi figli abbiano un papà e una mamma che si continuano a voler bene dopo, no? E noi dobbiamo pensarci prima, se siamo un minimo medici, o se abbiamo anche la consapevolezza di fare ognuno il suo. Cioè è chiaro che io farò il tecnico, io se sono appassionato di microchirurgia e sono capace di attaccare i deferenti, farò i miei belli interventini, ecco, ma un minimo di sensibilità e di capire che quel disgraziato che sto operando è il partner di una coppia. Dall'altra parte ci possono essere mille situazioni, una donna giovane, una donna di un'altra età, situazioni diversissime. Allora, non posso certamente farmene carico io, non ho nemmeno la competenza, ma la sensibilità umana, che mentre io gli faccio tutto questo, questo signore abbia un minimo di colloquio, abbia un riferimento con una persona come voi, penso che vada fatto, e questo è quanto. E un altro accenno volevo farvelo sulla disforia di genere, che è un argomento delicatissimo, che però mi ha trovato casualmente coinvolto quando a Sassari nell'88 noi facevamo molta urologia pediatrica, e a volte nascono i bambini che sono in certo senso intersessi, con metà apparato genitale maschile e femminile. Chiaramente era più facile convertirli a femminucce piuttosto che a maschi, come potete intuire. Sta di fatto che poi una volta negli anni, sempre nel 89-90, il mio maestro d'allora, il professor Belgrano, mi dice: sai, operiamo un ragazzo di 22 anni. Dico: ma com'è possibile? È arrivato fino a 22 anni? No, ma dice: guarda, questo qua è un maschio normale che però vuol diventare donna, c'ha tanto di sentenza, dai, ne facciamo uno e vediamo. E io, figo, dico: beh, siccome io facevo sempre le foto dei bambini piccoli, le strutture sono molto piccole, dico: beh, finalmente uno di 22 anni sarà più facile da fotografare. Cioè, pensate, il chirurgo, ragazzi, ognuno deve dire i suoi limiti, no? Cioè, io devo anche insegnare ai miei ragazzi queste cose. Ma ci è cambiata la vita. Fortunatamente questa persona era di Varese, noi eravamo a Sassari. Innanzitutto non avevamo detto niente a nessuno, dopo 5 giorni sul giornale di Sassari che si chiama La Nuova Sardegna, un titolo in prima pagina, 9 colonne, Sassari come Casablanca. Meno male che chiaramente hanno messo il nome di fortuna, la ragazza l'hanno chiamata Maria, che non si chiamava Maria, ecco, quella non leggeva il giornale e cose va. Allora, è chiaro che mi sono trovato a cospetto di una cosa in cui sono andato a vedere, mi sono laureato con 110 lode in medicina a Genova, del transessualismo, come si chiama quella volta, mi hanno parlato una riga nel corso di psichiatria, non sapevo in pratica nulla. Tutto quello che ho imparato l'ho imparato, tra virgolette, sulla pelle dei pazienti, in senso buono, certamente ci siamo. Abbiamo condiviso l'esperienza parallela di tante altre, neanche tante situazioni e tanti posti in Italia dove fanno questo intervento. Pensiamo che solo dal 92 esiste una legge che consente di farlo secondo le regole. Solo dall'82, scusate. Ci siamo trovati calati in questa cosa. Per farvela breve, vi dirò anche che questa ragazza, la prima che abbiamo operata,
è stata ricoverata da noi addirittura 21 giorni, l'abbiamo dimessa un giorno che era un venerdì, io prendevo il traghetto da Porto Torres a Genova e quella sera lì lei anche, e dico beh dai, ti do un passaggio, perché poi era svenuta il giorno prima, dico beh, meglio darti un passaggio. Lei non aveva, aveva preso posto ponte, e era lì che doveva farsi le dilatazioni, sanguinava, cose varie. Dico, ma come cavolo pensi di prendere posto? Prenditi, ti lascio la mia cabina. Io di solito prendevo sempre cabina di seconda con posto riservato. Quella volta lì avevo preso cabina di seconda con posto con un'altra persona che era un maschio. Questa ragazza qui aveva ancora la carta d'identità da maschio, ma era vestita da donna, ormai aveva una neovagina, cioè non potevo certamente metterla a dormire con questo qui, quindi mi sono capito il problema. Bene, allora cerca un posto per farla dormire, non si trova niente. A un certo punto quello dei biglietti mi chiama e mi dice, ah guarda, ho trovato una cabina da 4. Boh, io a quei tempi lì ero ancora volontario. Comunque ha detto, vabbè dai, compriamo sta cabina da 4 e prendiamoci sta cabina qua. Poi da buon genovese dico, beh, attenuate, perlomeno il mio mezzo biglietto di quell'altra cabina me lo faccio rimborsare, perché così no, rientro un pochino, questa non c'avevo ovviamente una lira. Ecco. Allora, nel momento che mi sono fatto rimborsare, favorite documenti. Allora, fatemi un po' vedere davanti. Allora io ho tirato il mio bel documento maschile, questa donna, ragazza, tira fuori il suo bel documento maschile. Questo è esperienza sulla mia pelle, molto più di miliardi di parole, no? Ci siamo trovati. Il signore che mi vede è uno che quasi mi conosce. Dopo 15 giorni, quando ho ripreso il traghetto, mi dice, dottor, mi dispiace, aveva letto la Nuova Sardegna, ci ha messo un attimo a fare uno più uno, no? Ha capito benissimo la cosa, poi... Io però ci ho passato una notte con questa ragazza. Allora una cosa è l'anamnesi come la fai in ospedale, e poi una cosa è vedere chi l'aspettava al traghetto, la sua famiglia, i suoi amici, no? Cioè, e lì è iniziato tutto un discorso. Attualmente io ho conosciuto più di 1500 persone affette da disforia di genere, ne ho operate più di 450, Trieste è uno di questi posti. La cosa che vi devo dire è che in tutto questo, e lì è stata tanto indispensabile la presenza di voi, di una figura come la vostra, che a forza di fare siamo riusciti a, in certo senso, affittare 4 psicologi dall'AIA di Pordenone, fare una consulenza, insomma avere una consulenza, e qui il nostro ospedale ha dovuto capire che era indispensabile. Chiaramente poi questi 4 psicologi li utilizziamo anche a fare altre cose, perché poi la nostra attività in questo campo è abbastanza limitata, perché tendenzialmente operiamo soltanto tumori e quindi non abbiamo certo molto spazio per la disforia di genere. E su tumori vi voglio dire le ultime cose, dimmi a che punto sono, perché... Perché tumore, prostata, no? Innanzitutto questa parola prostata, qua maschi ce ne sono un po' meno che donne, però i maschi dicono, oh, c'ho la prostata, come se fosse una sfiga, come se le donne dicessero, c'ho l'utero. Allora, capite, perché tutto nasce dalla nostra educazione. Allora, tutti noi abbiamo fatto scuole alte, come si dice, no? Licei, università. Cioè, qualcuno ci avesse detto, guarda che... La prostata è quella che fa il 30% del tuo sperma, senza la prostata non puoi diventare papà, senza la prostata non c'hai orgasmo, non c'è... Ma magari uno non la vive tanto male, no? Dici, sai, dici, meno male che ce l'ho, no? Cioè questo tanto per mettere un attimo i puntini sulla I. E pensate che chiunque, nonno, papà, vecchietto... viene operato la prostata, sto parlando anche di situazioni di patologia benigna, se viene operato bene, intendo dire per esempio la resezione endoscopica, il trattamento endoscopico dell'ipertrofia prostatica benigna, della prostata in senso più frequente, ecco. Significa portare via alcune fettine di questo organo in maniera che poi il paziente urina bene, svuota bene, e il fatto che però noi portiamo via il collo vescicale, cosa capita? Che quando lo sperma arriva nell'uretra prostatica e si crea questa camera di compressione per cui normalmente il collo vescicale è chiuso e si apre improvvisamente il perineo e il diaframma urogenitale, è chiaro che l'eiaculazione avviene nel senso giusto come deve avvenire. Ma se io gli ho demolito il collo vescicale per gestire bene la prostata, questa persona non eiacula più all'esterno. Ovvio. Perché lo sperma arrivato lì gli viene molto più facile andare in vescica che non fare
altri, tutta l'uretra per uscire, no? Allora, sapete quante volte in passato io ho visto urologi che operano benissimo, che sono bravissimi urologi, che magari si sono dimenticati di dire che, no? Ora, cavolo, ci siamo capiti subito con la collega, ma per finire la frase, si sono dimenticati di dire a questo cristiano che togliendogli la prostata non avrebbe più eiaculato all'esterno. Magari uno ci pensa di più, oggi se uno di 45-50 anni che vuole figli, magari dovresti pensare, uno a 70 anni non ci pensi. Ragazzi, però è una cosa importante da dire, cioè ti manca l'eiaculazione. È vero che c'hai sempre la libido, è vero che c'hai sempre l'erezione, è vero che c'hai sempre l'orgasmo, ma è una cosa da dire, importantissima. Tra le altre cose mi è anche capitato, la moglie incavolata dice, questo va con le altre, sa, dottore, perché non gli esce più lo sperma. E dico, no, sono io che ho fatto questo lavoro, cioè siamo noi che l'abbiamo operato, è un problema così, ecco, ma... Per dire, anche solo la turba lieve dell'eiaculazione è una comunicazione da dare. Quindi voi siete, avete l'arte della parola comunicazione, dovete insegnare, noi aiutarci, dovremmo imparare da voi a perlomeno alcune cose di tipo medico a essere in grado di dirle. Ma sulla prostata ho un'altra cosa da dirvi, che oggi invece il tumore maligno della prostata è sbagliato, diciamo... Vi dico soltanto un cenno sul tumore maligno della prostata. È una situazione che ha 4 terapie. La chirurgia, la chirurgia che oggi è la robotica essenzialmente, la radioterapia, che sono 2 terapie di primo livello, l'ormonoterapia, e la parola ormoni vi fa capire che ricadute ci sono sulla sessualità, e poi addirittura la chimioterapia. Bene. Allora, di fronte a 4 terapie, io ho 62-63 anni. Ho il tumore della prostata, tendenzialmente nella nostra vado dall'urologo. L'urologo mi dice, sì, guarda, tu devi essere operato, sai, nel tuo caso però si potrebbe fare anche la radioterapia, allora magari vado a sentire anche il radioterapista cosa mi dice, e poi magari sento un altro urologo, e giro di qua, sento l'oncologo, per qualcuno mi dice, ma senti anche... No, allora, abbiamo pensato, non solo qui a Trieste, veramente i primi che l'hanno fatto sono i colleghi di Bologna nel 2009, oggi esiste una cosa che si chiama Prostate Cancer Unit, cioè cosa significa? Che il paziente, dal momento che ha una biopsia prostatica positiva, viene esaminato in un contesto di specialisti, il paziente però è fuori, non c'è, ecco, c'è il caso clinico viene esaminato da tutti gli specialisti, intendo dire il radiologo che gli ha fatto l'imaging, l'anatomopatologo che ha visto la biopsia, l'urologo che potrebbe operarlo, il radioterapista che potrebbe trattarlo, l'oncologo e poi uno psicologo non ce lo vuoi mettere? E grazie a Dio ci abbiamo anche lo psicologo, così come ci abbiamo l'anestesista, come ci abbiamo il medico del lavoro, come abbiamo l'internista, abbiamo un core ristretto e un core allargato in cui la figura dello psicologo è importante. Perché, ancora una volta, innanzitutto prostata vuol dire gestire, abbiamo detto prima, l'eiaculazione, ma gestire anche le complicanze di questi tipi di interventi, che sono l'incontinenza e la DE, il deficit di erezione. Noi oggi è vero che con il robot riusciamo a magnificare il campo operatorio, vediamo bene i nervi, cerchiamo di salvaguardarli quando la malattia ce lo consente, però poi qualche volta i problemi ci sono. Allora noi a volte abbiamo interventi che vanno benissimo, che poi l'erezione riprende anche bene, che però magari il paziente all'inizio perde una gocciolina di urina e questo lo inibisce completamente. Lo inibisce anche sulla sessualità, proprio nel momento in cui invece noi cerchiamo di farlo agire. È un peccato. Allora, basta dirgli, guarda che puoi utilizzare un profilattico. Ma voi pensate che tutti i medici siano in grado di dargli questa notizia? Mica tanto, no? Eppure, cioè, se ti inibisce la eventuale possibilità, che non è detto, che tu possa perdere una gocciolina di pipì mentre fai l'amore, e questa... E mettiti un profilattico per qualche giorno, per qualche mese, non sarà la morte. Informi la coppia e a quel punto sei tranquillo. No? Cioè, per dire come basta una cosetta. Non solo, è vero che... scusate, ma io devo parlarvi di un caso clinico che tutti conosciamo. Silvio Berlusconi, 99... No,
mi serve molto perché ha detto, poi aveva detto agli studenti della normale di Pisa, a un certo punto io sono stato operato di tumore alla prostata. E vi ricordate la moglie quando disse, guarda, all'inizio proprio, e dice guardate che avete a che fare con un uomo malato. Ma malato vero, cioè nel senso che lui è stato operato di tumore maligno alla prostata, gli è stata tolta la prostata e ha fatto come tutti la riabilitazione. La riabilitazione consiste in quelle benedette famose punture all'inizio, poi anche il Viagra, ma all'inizio si fanno le farmacoerezioni. Normalmente i nostri pazienti si gestiscono, ci vuol tutta che si gestiscano a casa con la propria moglie o la propria compagna. Lui si è riabilitato con le olgettine, ma a parte questo la situazione sinceramente, ecco, diciamo a noi è molto utile far capire ai nostri pazienti oggi che chiaramente morirà come tutti si muore, ma Silvio Berlusconi dal punto di vista del tumore della prostata è sicuramente guarito, morirà di tutto meno che di tumore della prostata, questa è matematica. Bene, e allora, se io parlo di riabilitazione a una persona dopo che l'ho operata, cosa capita? Che quello dice, ma qua il professore aveva sbagliato qualcosa, perché adesso mi fa fare ste cose, vuol dire che non ha salvato i nervi, vuol dire che... No. Allora noi, come tutte le strutture, dal momento che decidiamo l'intervento, dal momento che la prostate unit e la psicologa ci decidiamo e gli diamo sto foglio scritto, firmato da tutti, guarda che tu devi fare l'operazione, al momento che lo operiamo passa un mese e mezzo, bisogna... Allora, non sprechiamo, non perdiamo quel mese lì e pensiamo a fare una cosa che noi chiamiamo pre-riabilitazione. Gli insegniamo gli esercizi di Kegel, gli esercizi della continenza, e difatti vedete che anche la ginecologa lavora con una fisioterapista pelvi-perineale, perché è importante questa figura qui. E a me gli esercizi della continenza, se mi insegni adesso che sto bene, lo imparo facilmente, ci sono dei tutorial, si tratta di stringere, no? è come fare un po' la terapia, il corso preparto per certi versi, ma se me lo insegni quando ho il catetere, quando sono appena stato operato di prostata, non è esattamente la stessa cosa la consapevolezza che io ho del mio corpo. L'altro aspetto, gli facciamo vedere dei video, come si fa la farmacoerezione, come si fa l'autoiniezione, gli facciamo comprare il vacuum, gli facciamo vedere, cioè tutta questa cosa qua si chiama pre-riabilitazione e c'è un ruolo potenzialmente vostro, importantissimo, a cui io credo molto. Bene, io ho finito, ma volevo dirvi quattro messaggi, avrei miliardi di altre cose forse da dirvi perché ci tengo molto alla comunicazione, ma io direi questo, uno, mente e corpo vanno assieme, no? Quindi non c'è il medico del corpo che non comprende la mente. Io penso che la relazione sia la prima vera cura, no? E anche lì è un concetto per certi versi poco medico, di cui il medico deve tener conto. Io ho un grosso impegno a tirare su gli specializzandi, non pensate, sono a volte medici eccezionali, gli hanno insegnato di tutto, ma bisogna insegnarli a parlare. Bisogna insegnarli a capire questi concetti, che appunto che la relazione è la prima vera cura, quindi devono diventare bravi, microchirurgia, robotica, queste cose qua, ma anche avere questo concetto. E soprattutto che nessuna funzione è solo biologica, no? Tanto meno la sessualità. Per cui facciamo di tutto, parliamoci, scriviamoci, se il paziente, se si sente in un certo senso triangolato, so che per voi non è una bella parola, però se io invio a lei un paziente e le scrivo due righe e dico dov'è che mi trovi, perché lui ha bisogno di lei, e lei poi mi dice sì, guarda, sì, qualche volta è il paziente che ti dice, ti dà una restituzione, un ritorno, però no, se ci parliamo il paziente si sente, dice, più gestito, soprattutto è più facile che non diventi un non paziente, e che dovrebbe essere la massima soddisfazione per il medico, cioè perderlo perché l'ha curato. E allora io insegno ai miei specializzandi che noi medici siamo bravi a parlare ai malati, per le persone normali, che sono la stragrande maggioranza, innanzitutto avere chiaro, essere capace di fare il concetto di sanità, la diagnosi di sanità di un paziente è la cosa più difficile che un medico vuole fare, perché noi tendiamo spesso a metterci una diagnosi e poi così provare ad aiutarlo facendo il medico. Quindi pensare che tanti sono sani e pensare che col sano non è col linguaggio medico che si parla, ma con il vostro. Grazie per l'attenzione.
mi fa un piacere, perché un po' l'obiettivo era vedere quanto le aree si integrano e si possono assolutamente connettere fra di loro, no? E che tutto sommato facciamo cadere anche un altro mito, no? Che è vero che si può anche parlare con, non tutti magari, ma diversi medici, e c'è la disponibilità, la possibilità, creando dei ponti, delle collaborazioni. Io credo che, sentendo un po' e guardando, non tutti hanno una piena conoscenza di alcune terminologie, però dopo abbiamo uno spazio anche proprio sulla tavola rotonda, quindi magari annotatevi, così abbiamo la possibilità di approfondire e entrare in alcune aree calde. Adesso ci beviamo un caffè caldo, ci vediamo tra poco.